Gran Premio Internazionale di Venezia, Leone d'Oro Filippo Yannakopoulos, editore di Media Nord-Est. Le parole dell'editore, onore condiviso con la squadra di Media Nord-Est, leader nel panorama televisivo locale. Tesoretto della provincia da 16 milioni per scuole, viabilità, manutenzione, 6 milioni vanno ai comuni. Quartiere Stanga, voci ai residenti che chiedono che l'ex area Barcaro Zaccaria venga bonificata. Vicenza, capitale della cultura 2024, progetto senza barriere politiche, il sindaco apre al centro-sinistra. Invita un immigrato ad andarsene dalla soglia di casa, quarantenne aggredita con un pugno al petto. Lussotto attiva un'unità mobile per fare i tamponi nei mercati, obiettivo raggiungere più gente possibile. Buonasera, benvenuti al TG Vicenza. Apriamo il telegiornale con una notizia che ci è molto cara, perché alla cerimonia del Gran Premio Internazionale di Venezia il Leone d'Oro per meriti professionali è stato assegnato a Filippo Yannakopoulos, amministratore unico di Media Nord-Est. Al Gran Premio Internazionale di Venezia il Leone d'Oro per meriti professionali è stato assegnato a Filippo Yannakopoulos, amministratore unico di Media Nord-Est, primo gruppo editoriale del Nord-Est. Il prestigioso riconoscimento riservato alle eccellenze italiane e internazionali è stato consegnato a Venezia. Filippo Yannakopoulos lo ha dedicato a tutti coloro che nelle televisioni del gruppo lavorano per offrire quotidianamente un'informazione che in questi anni ha sempre più assunto il valore di un servizio pubblico imprescindibile per il territorio. Un impegno riconosciuto dai telespettatori, col 57% dell'ascolto di tutte le TV locali del Nord-Est, l'Auditel certifica indiscutibilmente Media Nord-Est come leader assoluto nel panorama televisivo veneto. Un successo certificato ora anche dal Leone d'Oro del Gran Premio Internazionale di Venezia, un premio riservato solo alle eccellenze dell'informazione, della cultura, dello sport, come Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter neocampione d'Italia, ha riportato uno scudetto che a Milano mancava da 11 anni, dopo essere stato tra i protagonisti con la Juventus di un ciclo di successi mai visto prima nel calcio italiano. O Giulio Rapetti, in arte Mogol, produttore discografico e più importante compositore di testi nella storia della musica leggera italiana. Non solo per Lucio Battisti, le canzoni di Mogol hanno venduto 523 milioni di dischi, collezionando 151 numeri 1 nelle classifiche di Mezzomondo. E Media Nord-Est, l'informazione a ciclo continuo, come è avvenuto con la pandemia o le dirette straordinarie per la tempesta Vaia, le celebrazioni di Sant'Antonio da Padova, l'acqua alta che ha flagellato Venezia nel 2019. La voce dei cittadini e ai cittadini, la tradizione e l'innovazione, una storia che da oggi è anche da Leone d'Oro. Sentiamo le parole di Filippo Yannakopoulos dopo la consegna del premio. Innanzitutto un grande onore ricevere un premio internazionale così importante. Abbiamo visto insieme a Mogol, insieme a Beppe Marotta. È stato comunque un'emozione avere tra le mani, da Veneto, che lavora in Veneto, il leone alato di San Marco. Ovviamente questo è un premio che ricevo io, ma che è esteso a tutta quanta l'azienda, il network Media Nord-Est, a tutte le persone che ogni giorno lavorano e che hanno fatto in modo tale da farci raggiungere questi successi. Lo ricordiamo ancora una volta, il 57% di tutto l'ascolto del Nord-Est nell'ultimo anno. Sono veramente dei numeri incredibili che rendono la motivazione di questo premio, che sono veramente onorato di aver ricevuto. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a vedere come la provincia di Vicenza spenderà il tesoretto che ha messo da parte. La pandemia non ha intaccato il bilancio di Palazzo Nievo, sede della provincia di Vicenza, che si trova a poter gestire un tesoretto importante, 21 milioni di euro complessivamente. Una volta tolte alcune voci vincolanti, legate per lo più ad accantonamenti prudenziali per far fronte ad emergenze, restano 16 milioni di euro, denaro che oggi in tema di ripresa economica del territorio diventano particolarmente utili. Abbiamo destinato milioni di euro, in particolare 16 milioni di euro per strade e scuole. Su questi temi stiamo creando una serie di investimenti infrastrutturali importanti che permetteranno anche alle aziende del territorio, non solo, di avere maggiori lavori e quindi maggiore manodopera, quindi dare possibilità di avere nuovi posti di lavoro.
milioncini accantonati che derivano da un lato da una serie di contributi arrivati dallo Stato e dall'altro dalla generazione di imposte provenienti dalla provincia, come quella della trascrizione degli autoveicoli, che ha avuto un andamento in linea con le annualità pre-Covid, quasi 2 milioni di euro. Un'attenzione particolare la provincia la dedica ai comuni con la creazione di un fondo loro dedicato di 6 milioni di euro, particolarmente utile ai piccoli comuni esclusi al momento dal Fondo Nazionale di Rigenerazione Urbana. Abbiamo dato la possibilità a tutti i comuni del territorio di avanzare delle richieste di contributi su lavori al proprio territorio, nei propri comuni, quindi strade, marciapiedi, ciclabilità. Questo può aiutare appunto il fatto che la legislazione nazionale ha escluso i comuni da questi fondi fino ai 15.000 abitanti. Continua il viaggio nei quartieri di Vicenza da parte della nostra redazione. Siamo andati nel quartiere Stanga. Quei due laghetti lì che sono pieni di topi, di rospi. Sicuramente però non è sicuramente un bel biglietto da visita l'ingresso della porta est della città, presentarsi in questo modo. Questo qui è una grande lacuna. Ho visto la parte ovest della città, hanno messo un po' le mani e ci si presenta già in maniera diversa. I cittadini del quartiere Stanga sono tutti d'accordo. Dopo oltre un decennio di abbandono, a seguito delle procedure fallimentari della società proprietaria, è tempo che l'area ex Barcaro Zaccaria venga sistemata. Il quartiere Stanga è di fatto la porta est della città. Lo attesta l'ottocentesco nome della contrada, che ricorda la vecchia sbarra che a quel tempo bloccava il transito di merci provenienti da Padova per riscuoterne il dazio. Un quartiere piccolo ma fiero della propria identità. Piuttosto che un pezzo di città, si percepisce il senso di comunità di un paese, che però si sta avviando a diventare l'ennesimo quartiere dormitorio. Anche lo spostamento della fermata dei bus su Viale della Pace ha contribuito a svilire il piccolo centro, ci dicono i residenti. Nessun negozio, c'è due negozi da uno che... E qui da noi non c'è niente, perché è chiuso dappertutto. Mamma mia, cosa è successo? E prima passava l'autobus qua, sì. Adesso non passa più, perché ci sono troppe macchine, hanno detto. Poi hanno chiuso diverse cose e allora... Poi a volte si è svuotato. Io partirei dal degrado che c'è la sera sulla pista ciclabile, dal bivacco, che ci sono gli extracomunitari che stanno di là, che è pericoloso anche la sera andare e camminare. Sotto il passaggio ferroviario. Che cosa c'è lì? C'è da mettere a posto, c'è da fluidificare, da rendere quel percorso più agevole. Quella della bonifica sicuro, perché appunto per quanto riguarda i roditori così... Da un po' fastidio, poi da ristoratore non è che sia il massimo ritrovarseli in cortile. È un bel quartiere questo ed è stato molto ma molto trascurato, non hanno proprio lasciato morire, ecco. Ed è un peccato. Ora seguiremo i consigli dei cittadini, porteremo le loro istanze, le vostre istanze all'attenzione delle autorità. Cercheremo di dare una mano per risolvere i problemi che affliggono i quartieri di Vicenza e anche le altre zone della provincia. Adesso parliamo però della nomination di Vicenza Capitale della Cultura 2024. Il sindaco parla di una possibilità di aprire anche alle minoranze. Vicenza candidata a capitale italiana della cultura 2024. Una sfida, un azzardo, la voglia di guardare oltre. Un progetto che richiede programmazione, la capacità di seminare futuro, ma che affonda le sue radici nel 2018. Forse non tutti lo ricorderanno, ma se questa fosse una bella favola inizierebbe con «C'era una volta». Sì, c'era una volta la corsa per la poltrona di sindaco. La candidatura di Vicenza a capitale della cultura stava già nel programma elettorale di Otello Dalla Rosa nel 2018 ed è stata proposta come mozione dal centro-sinistra all'interno del Consiglio Comunale. Proprio così, certo, la cultura è di tutti e non ha colori politici, quindi bene ha fatto il sindaco di centrodestra a mettere in nomination la città del Palladio per il 2024. Ora però il Partito Democratico chiede che venga coinvolto anche il centrosinistra, che per primo nel 2018 lanciò la proposta di candidare Vicenza a capitale della cultura. Il sindaco Rucco ha deciso di raccogliere l'appello delle opposizioni per candidare Vicenza a capitale della cultura. È una scelta importante e su una sfida così dobbiamo essere uniti. È una sfida da cogliere e su questo non c'è bandiera che tenga. La città deve unirsi e lavorare insieme. La città lavori insieme senza guardare le bandiere. Una proposta sacrosanta che oggi portiamo al sindaco Francesco Rucco.
Sì, va riconosciuto che è un'idea del centrosinistra, capitale della cultura italiana, addirittura oggetto di una mozione proposta dal centrosinistra in Consiglio Comunale, che comunque tutto il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità. E un po' come è successo per Palazzo Thiene, portiamo avanti questa iniziativa partecipando ad un bando, appunto, che vedrà la partecipazione di Vicenza a capitale italiana della cultura. Quindi un progetto, una prospettiva sulla quale lavoreremo sicuramente tutti insieme. Bene, tutte le forze lavorino insieme, perché il progetto Capitale della Cultura non deve avere colori politici. Solo così si potrà davvero puntare a vincere il bando per il 2024. Ma al di là delle parole, servono i fatti. Naturalmente incontreremo i rappresentanti del centrosinistra per proporre loro una compartecipazione secondo anche le modalità che riteniamo più opportune. Le commissioni, ci sono quelle di lavoro proprio che portano, no, il comitato di indirizzo, i tavoli, quindi potrebbe essere quella l'occasione per un coinvolgimento diretto anche dei rappresentanti della minoranza. Passiamo alla cronaca. Una quarantenne invita un immigrato a spostarsi dalla soglia di casa sua e per tutta risposta riceve insulti e un pugno al petto, ma in tasca l'uomo aveva anche un coltello. Un episodio inquietante: se avesse usato quel coltello, il fatto è accaduto in pieno pomeriggio tra Viale Torino e Via Firenze, poteva finire peggio visto l'arma che l'uomo teneva a portata di mano. Non è certo una novità per il quartiere, che pullula di immigrati più o meno regolari che stazionano agli angoli o davanti ai portoni con negozi, bar e rivendite di alcolici diventati loro punti di riferimento. Stazionano negli ingressi, lasciano l'immondizia davanti alle porte e noi dobbiamo chiedere di poter entrare. Mi viene detto che di farmi i fatti miei e che anche se chiamo la polizia, tanto non, loro ridono, sorridono. Questa volta la donna affronta il 45 anni di origine marocchina e gli dice di andarsene. Nasce il battibecco, l'immigrato la insulta, la colpisce al petto con un pugno, allontanandosi pochi metri più in là, come se nulla fosse. Gli agenti della questura giunti sul posto l'hanno sottoposto al controllo, trovandogli appunto il coltello per il quale è stato denunciato. Un episodio che allarma i residenti esasperati. Cioè, questa cosa è preoccupante sicuramente, perché insomma c'è un'escalation e quindi speriamo che ci si renda conto che non è un lamento dei residenti, ma la situazione è pericolosa, cioè può diventare pericolosa. Sta a testimoniare quello che continuiamo a denunciare da parecchio tempo, che questa è una zona, il quadrilatero di Viale Milano, Via Torino e Via Firenze, particolarmente soggetta a episodi borderline. Noi speriamo che sia un picco che aiuti a questo punto l'amministrazione, la forza pubblica a intervenire più pesantemente. Incidente frontale a Schio tra un'auto e un camion, ad avere la peggio è un ventenne. Schio, incidente nella prima mattinata in via Maestri del Lavoro. Un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente, ad avere la peggio il giovane conducente dell'auto, un ventenne, che è rimasto incastrato nell'abitacolo della vettura, una Volkswagen Golf. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrarre il ragazzo ed affidarlo alle cure dei sanitari del SUEM 118, che dopo averlo stabilizzato lo hanno trasferito in ospedale, illeso l'autista del mezzo pesante. I carabinieri hanno provveduto a deviare la circolazione e ai rilievi del sinistro. Parliamo ora di vaccini e tamponi nell'uscio ottoberica. Vaccinazione anti-Covid. L'Uslotto ha fatto partire 200 lettere di diffida per quei dipendenti dell'azienda sanitaria, 400 ai primi di giugno, che ancora non si sono vaccinati. Dopo l'avviso bonario, l'Uslotto passa alla fase successiva. Il prossimo step sarà la segnalazione all'ordine ed eventuale sospensione dopo un passaggio in commissione. Resta ancora il tempo per presentare eventuale documentazione a giustificazione della mancata vaccinazione o del certificato di vaccinazione, se non allegato. Ai medici di medicina privata, 1200 invece è stato inviato l'ennesimo sollecito. Intanto, se a fine luglio il centro di vaccinazione popolare della fiera si sposta a Torre di Quartesolo, il centro tamponi, sempre della fiera, già da lunedì trova nuova collocazione all'interno dell'ospedale San Bortolo. Viene spostato per i mesi di luglio e ad agosto per problemi di personale, che ovviamente deve andare in ferie, qui in ospedale San Bortolo, sotto le malattie infettive. Le modalità per accedervi rimangono le stesse, quindi attraverso prenotazione.
Allo stesso tempo, visto il progredire della variante Delta e di altre varianti e la conseguente necessità di mantenere alta l'attività di controllo della popolazione, lo slot ha previsto la possibilità di effettuare il tampone anche nei centri vaccinali per chi va a fare la prima dose o anche la seconda. L'obiettivo però rimane raggiungere il maggior numero di cittadini e così ci si organizza. Con l'aiuto della nostra parte territoriale stiamo creando delle unità mobili che vadano a fare dei tamponi appunto nei mercati. Un po' di ossigeno per le attività colpite durante la crisi e la giunta di Vicenza ha deliberato il taglio della Tari. Tari, nome da imposta. Le tasse sono utili, necessarie e sacrosante, ma diciamo la verità, non sono amate quasi da nessuno. Quindi per le attività che hanno sofferto durante il lockdown e i mesi in fascia rossa, arancione e gialla, il taglio della tassa sui rifiuti è un'ottima notizia. Tagliamo la Tari arrivando a una riduzione del 57% della bolletta totale, quindi somma parte variabile e parte fissa, a favore di quelle categorie che tanto hanno subito le chiusure, quindi parliamo dei musei, delle scuole, delle palestre, dei bar, dei ristoranti. In effetti durante l'epidemia ci sono attività che hanno lavorato davvero poco e diventa antipatico dover pagare la tassa su dei rifiuti che non sono stati prodotti. Bene, data la bella notizia, potremmo anche chiudere questo servizio, ma prima un'ultima curiosità. In tempi di crisi anche i comuni devono fare i conti col bilancio. E allora la domanda sorge spontanea. Come è arrivata la Giunta di Vicenza a riuscire a fare questo taglio della Tari? Abbiamo fatto due manovre. All'inizio d'anno il comune ha messo 800.000 euro di risorse proprie e anticipando sostanzialmente lo Stato, ora anche lo Stato viene in supporto alle utenze non domestiche aggiungendo 1.200.000 per Vicenza. Quindi abbiamo più di 2 milioni di risorse che andiamo a utilizzare completamente per le utenze, aiutiamo il 74% delle utenze non domestiche. Sono oltre 5.000 attività e utenze non domestiche, quelle che hanno subito sostanzialmente gli effetti del lockdown e della pandemia. In particolare per le attività più colpite uno sconto fino al 57% per l'anno 2021 su tutta la Tari, quindi parte fissa e parte variabile, e delle scontistiche anche su parte variabile per le altre attività che hanno sofferto o meno ma comunque hanno avuto delle sofferenze. Dopo la nostra informazione andrà in onda Sport in Casa, condotto da Alex Giuliano, che avrà come ospite Luca Trivellato. Questa sera ospiti a Focus Marco Gasparinetti, Stefano Lain, Giuseppe Montuori, Nicola Pellicani e Luisa Serato. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e vi lasciamo al meteo. Di generazione in generazione tramandiamo ogni giorno gli stessi gesti antichi e si sente perché in ognuno dei nostri prodotti ci sono secoli di conoscenza. Benvenuti al meteo. Il weekend si apre all'insegna del bel tempo, poi però proseguirà con qualche pioggia. Si profila infatti un peggioramento delle condizioni per l'arrivo di una perturbazione. Vediamo intanto il dettaglio. Sul Veneto in giornata avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche acquazzone, dapprima sui monti, a seguire e dunque entro la nottata piogge via via più diffuse un po' su tutta la nostra regione. Vediamo anche le temperature, minime tra 15 e 21 gradi, massime comprese invece tra i 28 e i 32 gradi all'incirca. Con la grafica ci spostiamo ora a Vicenza. In città ma anche in provincia si mantiene buono il tempo, sarà infatti asciutto e soleggiato durante le ore diurne con cielo sereno o poco nuvoloso. In serata e specialmente nella notte avremo qualche rovescio. Dal meteo di Rete Veneta è tutto, arrivederci. Gusti unici, premiati e riconosciuti in tutto il mondo. Caseificio Pennar, Asiago. Gusta la differenza.